Ventimiglia che raccoglie tanto e semita poco riceve in casa la Rivarolese per una sfida che può essere interessante e soprattutto divertente. In fatto di gol sono forti, infatti, gli attacchi di genovesi e frontalieri. Al 14esimo l'arbitro signor Rizziello concede un calcio di rigore alla Rivarolese per un fallo di mano di Giunta dal dischetto. Naturalmente Sighieri segna il gol che porta in vantaggio i suoi. Al 20esimo c'è un fallo al limite dell'area sul Salzone. Ventimiglia vorrebbe la massima punizione, ma l'arbitro fa battere un calcio di punizione ponendo la sfera esattamente sulla riga del limite. Lo batte Cafurnelle, ma il suo tiro viene intercettato. Dal braccio di Orero per il direttore di gara è di nuovo calcio di rigore che Trotti trasforma per l'1-1. Al 23esimo altro fallo su Nocentini, si incarica della battuta Sighieri che con una grande esecuzione realizza il gol del nuovo vantaggio ospite, tutto da calcio piazzato. Al 36esimo arriva il gol su azione perché Mura lanciato in contropiede supera ala e realizza il gol del 3-1. Caverzana all'inizio di ripresa effettua quattro sostituzioni nel giro di pochi minuti, ridisegna la propria squadra complice di un calo vistoso degli ospiti. I padroni di casa si rimettono in partita al 66esimo con il classe 99 Salzone, bravo a la rete, un cross di Trotti, pareggio del Ventimiglia al 77esimo, ancora con Salzone che al termine di una bella azione corale trova la giocata personale e riporta il risultato in parità. Lo stesso attaccante pochi minuti dopo è costretto a lasciare il campo per un attacco di crampi. L'85esimo il Ventimiglia avrebbe anche la palla per vincere il match, ma Mamone, ben servito da Trotti, conclude incredibilmente alto. La Ventimiglia termina 3-3, una pirotecnica partita.